Un Lutaresco diverso, cinico e spietato, quello 2.0, quello che da un certo momento della stagione in avanti pare aver capito che macinare punti su ogni campo ti porta lontano. Se poi lo scenario è quello del Savini, beh allora, per gli avversari c'è poco da stare allegri. 3-0 al Castelfidardo e piena zona playoff in attesa che il calendario smaltisca i recuperi delle gare rinviate. Senza Esposito e Bruno e con Maio in panchina, Epifani torna al 4-3 con Massarotti sul lato destro di difesa. Padroni di casa che potrebbero mettere subito il naso avanti se solo la testata di pesce libero in area pescato proprio da Massarotti fosse indirizzato meglio. Ritmi compassati, il Castelfidardo si affaccia col piazzato da lunga distanza di Jega che non fa male a Shiba. Per sbloccare il match serve un'intuizione, quella che ha pesce quando trova il corridoio per Valenti che parte in posizione dubbia, il piattone respinto da De Malia che nulla può però sulla ribattuta vincente di Dorato. Toccato duro il Castelfidardo prova subito a rimettersi in pista ma la sventola di Cardinali è deviata in corner da Shiba. Pesce, minuto 32, vorrebbe la massima punizione dopo un contatto in area con Marcelli che Gresia di Piacenza giudica regolare, mentre sempre dalla distanza Fermani impegna Shiba sul primo palo. Nella circostanza l'estremo difensore si fa male alla spalla sinistra ma resta comunque in campo. Nell'ultimo dei 4 di recupero del primo tempo però il Lutaresco cala il bis, la discesa di Sorrini trova la finalizzazione col piattone volante di Valenti sotto la traversa, 8° centro per il 10 rossoblù. Ma non inserisce nella ripresa, prima Camarà e poi Fayet, ma il Gallo sugli sviluppi di un corner ad andare vicino al gol che avrebbe mandato i titoli di coda con amplissimo anticipo. Il Castelfidardo non demorde e dimostra di averne. Bracone al 76esimo, seppur da posizione difficile, chiama Shiba la risposta in allungo. Partita chiusa a 8 dal 90esimo. Il tiro dal limite di pesce trova la deviazione fortuita di Baraboglia che elude senza volerlo il possibile intervento di De Malia. Quello che è costretto a compiere allo scadere sulla staffilata del solito Valenti è un anticipo del triplice fischio. Un Lutaresco che in casa non sbaglia più un colpo. Castelfidardo, terz'ultimo della classe e in attesa dello scontro diretto interno contro il Monte Giorgio di domenica. Mister, qualche tempo fa ci avevi detto che questa è una squadra diversa rispetto a quella di inizio stagione e oggi a posteriori possiamo dire che avevi ragione, probabilmente una squadra che concede meno allo spettacolo però macina punti. Sì, ma è cambiata la testa, è cambiata il modo di pensare, abbiamo preso tante scoppole quest'anno, abbiamo avuto tanti problemi. Da questi problemi siamo venuti fuori in questo periodo, questo finale di campionato, sperando di fare ancora meglio, perché poi ci mancano ancora tante partite, si può fare ancora togliersi qualche soddisfazione sicuramente, però da quando siamo ripartiti siamo un'altra squadra. Logico che non diamo tanto spettacolo perché anche è un problema numerico che in questo momento siamo un po' anche numericamente pochi e quindi dobbiamo anche centellinare le forze. La squadra sta facendo bene, sono contento perché abbiamo dato valore al pareggio alla fine di domenica a Matese, oggi abbiamo vinto una partita importante contro una squadra che si deve salvare ed è una squadra sempre ostica da incontrare. Noi siamo stati bravi, abbiamo fatto secondo me una grande gara e l'abbiamo anche amministrato bene. Mister, una sconfitta per 3-0 probabilmente nel passivo un po' troppo pesante per il Castelfidardo che abbiamo visto per 94 minuti. Sì, sicuramente sì, diciamo che siamo stati un po' vittima degli episodi, però abbiamo perso una partita che non... Noi se vogliamo ottenere quell'obiettivo che è la salvezza dobbiamo dare quel qualcosa in più, dobbiamo essere un po' più, sicuramente più attenti, più determinati e... Abbiamo preso i primi due gol su ripartenze dove siamo stati molto leggeri. Quindi dobbiamo crescere, soprattutto atteggiamento, mentalità. Però sì, un po' fa male per il passivo perché poi tutto questo divario tra le due squadre non c'è stato, secondo me.